Ciao! Allora, in teoria, e dico in teoria, dovrebbe essere iniziata la primavera e quindi noi, con la collaborazione di Luchiero, vediamo un attimo quale altro look primaverile ci potrebbe interessare. Il video è sempre in collaborazione con questo brand che è Luchiero, io ho già fatto un video specifico a parte, comunque è un sito che spedisce periodicamente articoli più adatti al nostro stile. E c'è proprio il video apposito dove ve ne parlo, che comunque è anche interessante da vedere perché sembra una box però molto molto personalizzata. E oltretutto vi lascio qui sotto dell'info box un codice solo per voi con lo sconto del 10% sui vostri ordini nel caso decidete di tenere qualcosa, perché come vi ho già detto è completamente gratuita all'inizio, voi ricevete i prodotti, li provate e quello che volete tenere lo acquistate, il resto lo rendete sempre reso gratuito, quindi anche interessante. Allora, visto la grandezza, questo qui, direi che lo appoggio qui, lo apriamo, comunque è ancora tutto chiuso. Vado a cercare i fogli. Ok, stavo dicendo che è ancora tutto chiuso e proviamo a guardare intanto i prodotti che ci sono dentro, così vediamo anche i prezzi. Allora, vi voglio far vedere che è diviso in due pacchi in base proprio al vario outfit. Allora, vediamo il primo e lo apriamo. Ah, questi sono dei pantaloni classici, neri, il dettaglio è nella fibbia qui, carini. Adesso vi dico tutto. Allora, la marca è Warehouse, è un M e il prezzo è di 55 euro. Vediamo un po'. Vediamo, tanto poi proviamo tutto. Poi dopo dice pantaloni, maglioncino e sciarpa. Allora, qui ho trovato la sciarpa, direi, che è bella lunga, molto lunga, e direi, non so che materiale è, ma qui sta svolazzando di tutto. Vediamo il materiale. Allora, intanto dice che il marchio è Closet by Lou. Ok, taglia unica, materiale acrilico, bello morbidoso e taglia unica, abbiamo detto, e il prezzo è di 27,90. Però in questo pacco, metto tutto qui, c'erano solo queste due cose, quindi forse è nell'altro. Allora, spostiamo e vediamo l'altro pacchetto. L'altro dovrebbe dire pantalone, maglioncino, che è sempre quello, sto aprendo. Ok, ah, il maglioncino che dicono loro forse probabilmente è questo, che carino, è molto carino. Rosa salmone. Allora, com'è che si chiama? Young, scusate, questo qui. La taglia è una M. È classico, leggero. Sì, ah sì, no, hai gli spacchetti laterali, ma tanto poi lo guardiamo. La taglia abbiamo detto che è una M. Sì, no. Sì, e il prezzo, se trovassi l'euro, 39,95. Effettivamente è molto primaverile, è carino. E cos'altro c'è qui dentro a questo? Una maglietta che da nessuna parte ne parlano. È un capo in più? Ok, va bene. Carina, classica. Ha le righe bianche e nere e poi sul fondo un altro colore. Questo è maniche lunghe, sempre con la stessa fantasia, poliestere al 100%. La taglia è
scusate, il marchio anche. La taglia è una Eur 38, ok? E viene 39,99 e la marca è Street One, questa qui. E poi ho visto che c'è un'ultima cosa. Ok, poi basta. E poi dentro la scatola ci rimangono solamente il modulo per attaccare al pacco e il pacco per fare il reso. Quindi via tutto. E vediamo l'ultima cosa, che sono dei jeans carini. Molto carini, bello questo dettaglio dell'accetto, 5 tasche classico, direi. Particolare che finisce sul fondo così, ma tanto lo vedremo. Allora, si chiama Only, così. Io sto ricercando il prezzo da dirvi. E la tasca. Allora, è una M 39,99. Allora, andiamo a leggere, appoggiamo tutto. Andiamo a leggere cosa dice la personal shopper. La prima scelta è il pantalone di Holly. Pantalone di Holly è questo, il jeans, quindi. Perfetto da indossare con il maglioncino di Street One. Il maglioncino deve essere questo, Street One. No, questo è B Jong Street One, deve essere questo. Allora, questo non è un maglioncino, ma è proprio una maglietta. Esatto, una maglietta classica, ma comunque lo proviamo. E la sciarpa è Closed by Law. Avrai così un look versatile. Indossa le sneaker e completa con il tuo cappotto preferito. Sei pronta per il weekend. Ok, quindi questo è il primo look che andiamo a provare. Poi vediamo il secondo, così dopo cambio direttamente. Come secondo outfit ti consiglio il pantalone di Warehouse, di taglio ampio in caviglia, come piace a te. È ampio. Effettivamente non avevo notato che è ampio. Sì, a me piacciono questi ampi, però. Quindi il secondo outfit ha il pantalone nero, che ti consiglio di indossare abbinato al maglioncino di B. Jong, che è questo, quello rosa, quindi nero e rosa. Mettilo con i tacchi per un look di lavoro perfetto. Ok, adesso noi andiamo a provare gli outfit e poi cercherò una postazione per farvi vedere un po' meglio ed è come si presentano. Poi voglio sapere ovviamente anche da voi cosa ne dite. Allora, Proviamo. questo è il primo outfit secondo loro, quindi la sciarpa, la maglietta e i pantaloni. Bello nell'insieme, molto carino. Allora, la maglietta è fatta così, è un po' larghina per me, sinceramente, però va bene. I pantaloni, bello il dettaglio, questo. Aspettate. Voilà. E poi dopo questo è il retro e finiscono alla caviglia così. Carino. Allora, veniamo adesso al secondo outfit, che era fatto dai pantaloni più il golfino. Allora, bellissimo questo golfino, morbidissimo, è perfetto per la primavera, nelle serate un pochino più fresche, con gli spacchetti laterali. Il pantalone particolare, leggero, con questo dettaglio della fibbia incinta. Due cose che non apprezzo. Allora, intanto il taglio dei pantaloni, perché vanno proprio con i tacchi. Aspettate che non so se si vede, ma arriva sopra la caviglia, quindi no, non è assolutamente il mio stile. Altra cosa che metto assolutamente è che nelle indicazioni c'era scritto di non mettere in evidenza fianchi, e invece questo, aspettate, il golfino, vedete, già solo così questo pantalone allarga, perché ha le tasche che allargano, sì, non guardiamo, e poi questa fibbia, quindi tutto per mettere in evidenza i fianchi, anche proprio per il taglio, cosa che invece era espressamente richiesto di non fare. Quindi per questa volta il pantalone assolutamente è un no. Fatemi sapere per il resto, comunque un attimo Allora, ci eccomi rivediamo. tornata. Dunque, cosa ne pensate di questi due look creati da loro? Allora,
Il primo era jeans e maglietta e devo dire che i jeans non mi dispiacciono, anzi, sono molto carini. Forse il dettaglio che appena un po' più lunghi perché sono proprio alla caviglia e tendono ad accorciare invece che ad allungare un po' la gamba, quindi sono proprio, dovrebbero essere un pochino più lunghi. Mentre la maglietta è carina, ecco, diciamo che non uso questo tipo di magliette perché o c'è caldo o c'è freddo, però è carinissima, sicuramente è una maglia che in altre occasioni, questa qui, sfrutterei davvero perché è carina, mi piace molto. La sciarpa mi piace, questa, bello il colore, è caldissima, è morbida. Mentre cercavo l'inquadratura per fare un attimo, fargli vedere, me l'ero proprio drappeggiata addosso perché avevo freddo, quindi aiutava. E quindi sì, se non fosse per il prezzo, perché ecco, una sciarpa 100% poliestere, anche se caldissima, 27,90 euro, è un pochino cara. Secondo look invece, allora, i pantaloni no. No, e adesso li ho visti. Dice il pantalone taglio ampio in caviglia come piace a te. Sì, a me piacciono i pantaloni ampi, ma questo è ampio ma sopra la caviglia, quindi andrebbe con i tacchi e comunque si vedrebbe lo stesso la caviglia. Deve essere bellissimo, ma non è il mio stile. Cosa che invece proprio non mi è piaciuta, anche se hanno azzeccato la taglia, come sempre. Non mi è piaciuto il fatto che nelle indicazioni c'era scritto proprio quando si fa il profilo di non aiutare a nascondere i fianchi. Mentre questo taglio con questa bella fibbiona in cintura e con le tasche così larghine, così frou-frou, tende a allargare ancora di più i fianchi, quindi è proprio toppato. Altra cosa invece carina, a mio avviso, è il maglioncino, è leggero, non ho guardato il materiale, ma penso che sia completamente sintetico. È leggero, carino, bellino, con gli spacchetti. Ecco, questo è sfizioso, però è soffice, è sofficioso, è morbidoso, è perfetto per la primavera, quindi in questo caso avrebbero azzeccato. Ma io lascio l'ultima parola a voi. Perché salite voi a dirmi cosa tenere e cosa rendere, perché è inutile che tengo delle cose che so che non metterò mai, quindi gliele rendo e faccio prima. Cosa tenere? Se è il maglioncino, la sciarpa, i jeans, l'altra maglietta, fatemelo sapere voi che cosa vi è piaciuto, se vi è piaciuto questo tipo di look, se vi interessa questo tipo di servizio, perché non è il mio stile, ma è uno stile di tante persone e quindi magari potrebbe anche essere carino. Io direi che ci diamo appuntamento con il locchiero esti versione estiva per vedere cosa penseranno per l'estate. Sicuramente se la faranno molto meglio. Ed non ve l'ho detto, ma quel commento qui sotto se volete partecipare all'estrazione di un premio scelto da me. E comunque alla prossima! Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!